Appena terminato il primo tempo tra FC Fistola e Milan-Napoli, vince il Fistola con il risultato di 3-1. Parliamo con il palleggiatore Matto. Cognome? Mile. Mile, gran primo tempo della squadra, potevate anche fare qualche gol in più, avete sprecato davanti alla porta il parziale di 3-1, vi state... può essere la prima vittoria stagionale in questo torneo. Sì, la inseguiamo da tempo. Abbiamo giocato bene, ci siamo mangiati qualche gol, vabbè, sì. Ma capita, l'importante è giocare bene. Va bene, secondo te nel secondo tempo cosa bisogna fare per vincerla questa gara? Concretizzare le azioni da gol. Va bene, in bocca al lupo per la difesa. Adesso parliamo con qualche elemento del Milan-Napoli. Al marcatore Miele, giusto? No, Viola. Viola, è stato l'autore del momentaneo pareggio, ma che cosa che non va questa sera il Milan-Napoli? Vai, Mecheri, che cosa che non va? Niente, stiamo giocando bene, dobbiamo solo vincere. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa. Siamo nel post partita del match Milan-Napoli FC Fistola, gara terminata 8-2 a favore dell'FC Fistola, che vince uno scontro salvezza davvero importantissimo. Siamo con i migliori in campo, Mecheri, per il Milan-Napoli. Per gli avversari c'è Miele, autore di una splendida tripletta. Parliamo prima con il capitano del Milan-Napoli. È stata una partita vinta nettamente dagli avversari, anche meritatamente, se non sbaglio vi agguantano anche il classico. Sì, con questo successo ci agguantano nelle zone basse della classifica, hanno dominato, hanno fatto una bella partita sia tattica che tecnica, avevano belle spinte sulle fasce, centralmente ci hanno dominato, che dire, ci hanno dominato in lungo e largo. Nelle scorse partite si era visto qualche passo in avanti da parte della tua squadra, e questa sera come mai questo blackout? Questa sera non ce l'avevamo proprio, questa sera credo che avevamo da tutti quanti la testa da un'altra parte. Un peccato. Dove per precisione? Il giù porno. Mecheri, adesso mi manca una giornata, poi cominciano le fasi finali, cosa ti senti di dire ai tuoi compagni in vista della fase più importante di questo torneo? Di non subire 20 gol dallo Sporting 2-9, perlomeno perdere 10-0 è buono. Sì, è onesto, sinceramente onesto. Anche perché oggi hanno battuto i secondi in classifica 9-1. Pensate, cioè, come vogliamo fare sto campionato? Va bene, vuoi fare una dedica particolare? Una dedica? Chiama dedica a sti figli di merda. No, vabbè, faccio un augurio alla mia squadra di migliorare sempre di più. Va bene, restare il capitano del Milan-Napoli. Adesso parliamo con Miele, autore di una splendida tripletta. Avete segnato 8 gol, ne potevate fare anche di più, soprattutto nel primo tempo. Grande partita del Fistola, che raggiunge, se non sbaglio, la prima vittoria in questo torneo. Era ora, diciamo siamo un diesel, abbiamo messo un po' di tempo a carburare. Penso che la forza del baffo si è vista stasera, sì. Il baffo ha fatto la differenza. I gol frotti, Darione Hubner. Più Darione Hubner che il frotti. No, alla fine ci siamo divertiti, quello è l'importante. Sì, a parte gli scherzi, comunque raggiungete gli avversari in classifica, quindi sono 3 punti che valgono doppio, inoltre i Red Devils hanno perso, quindi nell'ultima giornata potete anche cercare di agganciarvi. Lo ripeto, noi abbiamo fatto una preparazione pesante, per questo a fine campionato stiamo uscendo. Adesso speriamo di prendere anche i Red Devils alla prossima partita e ci siamo preparati per i playoff. Va bene, vuoi fare una dedica particolare a chi vuoi dedicare questi 3 gol? Questi 3 gol li dedico a mio fratello Mariano, che oggi non ha giocato, e sono sicuro che lui si sarebbe mangiato tutti e 3 i gol. Saremo gli amici del FC Fistola, ciao.